Una delle notizie che gli è interessato di più nel corso di questa settimana che si sta concludendo è quella relativa all'annuncio di lavoro di Ubisoft che cerca un tester per i suoi studi di Milano. Noi vogliamo cogliere l'occasione e cercare di darvi qualche consiglio se anche voi volete lavorare nel mondo dei videogiochi. La prima cosa da fare è chiaramente quella di capire in quale dei tanti settori coinvolti nella creazione di un videogioco voi vorreste esprimere la vostra creatività. Vi sentite degli artisti, dei disegnatori, dei musicisti, dei modellatori 3D, programmatori, game designer, scrittori? Ce n'è veramente per tutti i gusti. Per quanto riguarda la componente artistica di disegno, che sia questo 2D o 3D, vi possiamo consigliare di svolgere degli studi appunto in direzione artistica, magari qualche scuola di fumetto, qualche scuola di modellazione, e soprattutto di andare a leggere gli annunci di lavoro e vedere quali sono i programmi coi quali bisogna avere più dimestichezza. Discorso simile anche per la musica, qua gli studi classici, diciamo ai conservatori o alle scuole civiche, possono aiutare, sono sicuramente fondamentali per la formazione di un buon musicista, ma non sono i soli a essere necessari. Dovreste imparare infatti ad utilizzare i vari programmi, quelli più utilizzati per la creazione di colonne sonore dei videogiochi. Per quanto riguarda la programmazione, qua l'ingegneria informatica potrebbe essere una delle facoltà più consigliate, ma di nuovo la cosa importante è andare a guardare quali sono gli annunci di lavoro quando si cerca un programmatore, quali sono i programmi, quali i linguaggi di programmazione più richiesti. Per quanto riguarda il game design, la cosa forse è un po' più complessa, perché il ruolo del game designer non è sempre chiarissimo. Alcuni lo vedono come un regista, di fatto è quello che coordina lo sviluppo di un gioco. Negli ultimi anni sono spuntate in Italia alcune scuole che offrono dei corsi di game design. Noi vi consigliamo di fare una ricerca in Google per trovarle, e ce n'è qualcuno anche di valido, ma non vogliamo fare dei nomi per fare favoritismo. Poi ancora abbiamo il settore del marketing o della comunicazione. Qua chiaramente degli studi in materie economiche, in marketing o in scienze della comunicazione possono essere molto utili. Il nostro consiglio principale, di fianco a quello di andare a cercare gli annunci di lavoro, come dicevamo, è quello di mettersi all'opera da subito. Se siete dei creativi, trovate un amico programmatore. Se siete degli esperti di codice, recuperate uno che sappia disegnare bene. Mettetevi insieme e team indipendenti di anche sole due persone possono fare grandi cose, anche se forse la scena indie non è così semplice come era fino a qualche tempo fa. Così potrete iniziare a sviluppare i vostri primi progetti. Vi consigliamo le varie gemme di sviluppo che si sono svolte anche nel nostro paese recentemente. Pensiamo all'ultima Global Game Jam che si è svolta in tutta Italia, oltre che in tutto il mondo. Andate lì, conoscete altri programmatori, altri creativi, mettetevi insieme e create qualcosa, e da lì potete iniziare a pensare a qualcosa di più grande. Per non perdere tutte le informazioni sul mondo dei videogiochi, l'ultimo consiglio è quello di rimanere sulle pagine di vg247.it e venite anche a trovarci sui nostri canali social Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Instagram. Ciao e alla settimana prossima!